Oggi io ho veramente speso poco, ho speso 0 euro perché tada, un Galaxy S24 Ultra. Ringrazio Valerio che l'ha comprato e me lo ha dato per fare questa recensione, giusto due chicche. Premessa, sono, come ho sempre detto, iPhone user, quindi iOS user. Probabilmente non lo so utilizzare, però ha delle feature davvero interessanti. Andiamo subito a vedere come si presenta questo telefono. È già acceso, è già stato avviato, è già stato impostato. Il codice? Z. Z? Ah, so pure il codice dell'amico mio. Cioè, non si scherza per niente. Ta-da! Allora, il Samsung S24 Ultra monta un display da 6,8 pollici. Bello grande. Davvero bello grande. Mi piace anche la forma che è stata fatta. Questa forma ovalizzata mi piace un botto, anche il colore che ha scelto Valerio. Bravo Valè! Con display AMOLED con una risoluzione di 1440x3040 pixel. Al tatto il touchscreen è come un telefono di fascia alta. Cioè ragazzi, è davvero figo, eh? È davvero figo, sto dicendo questo di un Samsung. Scusa Steve Jobs, scusa. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. Come protezione dello schermo utilizza il Gorilla Glass Victus 2. Non so nulla riguardo a questa protezione dello schermo, però oggi faremo un crash test subito. Mi lascio immaginare la faccia di Valerio e la reazione quale possa essere stata. Guardiamo un attimino le fotocamere, facciamoci anche una foto così sti cazzi hanno detto a fare mica il nostro. Fotografia, ritratto, c'è video, altro. Altro, ovviamente per chi è esperto, non come me che mette il telefono là e mette a fare video, ci sono tutte le impostazioni per la fotocamera come Expert Raw Pro, Video Pro, Notte, Cibo. Ragazzi, hanno fatto veramente il telefono per gli influencer, i food porn blogger per fare le foto al cibo, ma stiamo scherzando. La panoramica, il rallentatore, l'hyperlapse, video ritratto, doppia registrazione. Questa cosa è una figata, adesso la proviamo subito. Ok, proviamo la doppia registrazione. Lì c'è il mio computer, c'è l'iPhone che mi sta riprendendo, lì c'è Valerio e qui ci sono io. Guardate quanto è figa, questa cosa è davvero figa. La trovo molto molto interessante come feature. Davvero bella, mi piace. Ma io ero partito per farmi una foto, ho visto questa roba della doppia fotocamera e mi ha fatto impazzire, quindi adesso mi vado a scattare una foto in modalità fotografia della fotocamera. Voi forse non lo sapete che io per fare la foto mi basta il pennino. E lui mi ha fatto la foto. Ragazzi, che figata, ma che cazzo di figata è questo pennino, è multifunzione. Ovviamente il pennino puoi farci tutte le funzioni che ha sempre avuto la Samsung, puoi scriverci, disegnare, scriverci messaggi, cliccare, non lo so, io non l'ho mai utilizzato, però penso che puoi farci tante cose con questo pennino. Puoi anche ficcartelo nel... La fotocamera principale è da 200 megapixel, risoluzione video 8K, 7680x4320 megapixel a 30 fps, zoom fino a 100x. Quindi ragazzi, con questa qua arriviamo direttamente sulla luna, vediamo le persone che camminano sulla luna. Valerio sta registrando con il suo Samsung S24. Voi state vedendo sia la qualità dell'iPhone, è un iPhone 14 Pro Max, e la qualità dell'S24. Ho messo le stesse impostazioni, Ultra HD a 60 fps. Ha una seconda fotocamera da 10 megapixel. Poi c'ha anche la grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 12, quindi solida qualità e soliti megapixel di sempre. Parliamo di autonomia. La batteria è da 5000 mAh, quindi ha un'ottima durata. Valerio mi ha detto che ieri l'ha utilizzato tutto il giorno, carico al 100%, è tornato a casa intorno alle 9:30, uscito di casa alle 8 di mattina, alle 9:30 la sera. L'ha utilizzato tanto perché io lo conosco, lui ci gioca, sta sui social, insomma fa tante cose con il telefono e lo aveva ancora al 30%. Supporta la ricarica rapida 45 watt con la presa a 45 watt, supporta la ricarica wireless veloce da 15 watt, supporta anche la ricarica dispositivo ad altro dispositivo. Magari io comprerò anch'io un Samsung Galaxy S24 Ultra e faccio: Valè, sto scarico con la batteria, per favore dammi un po' di batteria. Si appoggiano i due telefoni e ricarica anche il mio. È dual sim, sim fisica, una nano sim e le sim. Supporta il 5G ed ha il wifi 7. Come sistema operativo c'è montato Android 14, l'ultima versione. Ma adesso
arriviamo alle cose un po' più succulente che mi hanno fatto avvicinare a questo telefono, ovvero questo telefono è il primo telefono integrato con l'intelligenza artificiale. Tant'è vero che ci sono tante funzioni, per esempio, vi faccio un esempio stupido. Voi siete in un negozio, vedete dei jeans, fate la foto con lui, cerchiando la foto, adesso vi faccio vedere anche come si fa, cerchiando la foto ti fa automaticamente la ricerca con Google. Questa funzione si chiama cerchi e cerca con Google. Ok ragazzi, adesso sto registrando lo schermo del Samsung, voglio fare una prova, voglio cercare il mio microfono. Faccio fotografia, mi ha scattato la fotografia, la apro, tengo premuto, cerchio il microfono e guardate qui, Holyland Lark C1 Duo iPhone. Ragazzi, l'ha trovato e questa cosa mi fa impazzire. Cioè io comprerei questo telefono solo per questa cosa, perché spesso e volentieri mi trovo a girovagare su Instagram, vedo una roba, dico "Madonna che spettacolo, che cos'è?" e nelle descrizioni di Instagram magari non c'è scritto, utilizzi questa cosa e hai quel prodotto e tutte le informazioni. Questa cosa è fantastica, è geniale. Altra feature interessante, magari domani parto per... Valerio magari parte domani per il Giappone, ovviamente lui non conosce nulla di giapponese, c'è il traduttore istantaneo per le chiamate. Tu fai un numero lì in Giappone, adesso non lo possiamo fare perché sennò spenderebbe un botto per chiamare il Giappone, però ci sono, supporta quasi 17 lingue, le altre sono anche scaricabili tra l'altro, supporta queste lingue dove ti fa la traduzione istantanea di quello che tu vuoi dire e soprattutto ti traduce quello che ti viene detto dall'interlocutore. Anche questa è una feature molto interessante per chi viaggia. Adesso proviamo l'intelligenza artificiale con la fotocamera e la post-produzione di qualsiasi foto o video. Valerio, fammi una foto per favore. Io già sto riprendendo lo schermo di là. Apro la foto, in basso, dopo il cuore, c'è una matita, ti si apre, il solito menu per fare le modifiche a qualsiasi foto, ma c'è una cosa aggiuntiva, ovvero quelle tre stelline, io ci clicco sopra e ti esce scritto "toccate o disegnate un cerchio attorno agli elementi che volete spostare o eliminare". Io mo mi... faccio un ritratto di me, cioè prendo, fatto questo cerchio che sembra quasi la Sacra Simone. Ah, io l'ho preso, adesso l'ho fatto con il dito, scusate. Mi sono spostato, adesso riprendo il pennino, mi posso fare più piccolo. Ma che figo, cioè io mi posso sdraiare su... No ragazzi, ma avete visto che figata è che non ha preso il tavolo, ha preso me... Cioè ci manca quella parte lì e la parte del tavolo. Ma avete visto che figo? No ragazzi, è pazzesco. Non sto scherzando. Cioè praticamente hanno messo Photoshop con l'AI su un telefono. E è una figata. Facciamo genera. Adesso mi riempie automaticamente tutto il pezzo che ci manca. Magari ci metto un po' di tempo. Nel caso velocizzo. E... Che cazzo ci ha messo? Beh, ragazzi, non so cosa ci ha messo. Ha voluto riprendere un po' il colore della sedia, ma ha fatto praticamente un bozzolo di farfalla. Ma io sono sdraiato sul tavolo. Ma che figata! Fatto questa sarà la thumbnail. Ragazzi, fidatevi, questa è la thumbnail. Altra cosa interessante, sempre che riguarda l'AI, praticamente tu scrivi un messaggio, magari devi comunicare al tuo capo che vuoi fare una riunione o magari chiedi un incontro, l'AI ti fa il controllo ortografico, quindi se c'è un errore lui te lo corregge, e in più ti può dare gli stili, ovvero uno stile amichevole tipo "ehi capo, andiamo, facciamo una riunione", oppure "ehi capo, che dici, ci vediamo stasera", oppure uno stile un poco più formale tipo "buonasera capo, che ne dice se facciamo una riunione", oppure "buonasera capo, che ne dice se stasera andiamo a mangiare un boccone fuori". Ci sono tanti diversi stili che non sto qui a descrivervi, e hanno anche fatto uno stile social, ovvero che ti metti direttamente già gli hashtag, già tutte le cose fighe per andare virale tipo su TikTok, Instagram e tutti i social che ci sono. Devo dire che è un ottimo prodotto, soprattutto perché c'è l'AI che aiuta molto. Tutto sommato questo telefono mi piace, anche perché in mano... io ho una mano abbastanza piccola, non ho le manoni alla Gianni Morandi,
ciao Gianni. Quindi sta bene, fitta benissimo, riesco a fare tutto con una mano anche. Il materiale in cui è costruito è titanio e dà un ottimo grip e anche la sensazione, non è più il plasticone che faceva prima la Samsung, brava Samsung, non me ne vogliate, attenzione, però tutti quei telefoni che ho avuto Samsung erano plastiche, ma plastiche proprio quelle pesanti. Sono quasi tentato di prenderlo, però non riuscirei mai a farlo perché sono davvero impacciato e credo che l'abbiate anche visto in video. Sono impacciato con Android, però questa cosa con lei mi intriga molto, è molto carina, molto figa e puoi fare tante funzioni che fino ad adesso, prima di questo, non c'erano e non avevi la possibilità. In descrizione trovi il link per acquistarlo su Amazon a poco meno di 1200 euro. Oltre al link di Amazon, in descrizione trovi i miei social, Instagram il mio personale dove posto ogni giorno contenuti sulla stampa 3D, Instagram di Spendo Poco per tenerci in contatto e ovviamente il canale Telegram dove questo qui viene prima del video. Ci vediamo a un prossimo video e... No, vattene a vedere l'ultimo video, dai!